già qua collegata. Ciao, buongiorno, anzi buonasera quasi ormai. Ciao Elisa. Ciao. Coglierci per così tanto tempo. Ma forse per neanche cui... noi siamo abituati, cioè pronti a starci per così tanto tempo. Ma io ti dico la verità che la sindrome della tana ce l'ho e sto proprio bene, proprio, cioè voglio dire, no? Non ho particolari... Ah, ti capisco. Non ho particolari problemi, cioè me la vivo proprio bene, mi manca tanto la, vabbè, la pallacanestro e tutto quello che c'è di conseguenza correlato, ma a casa sto bene, il problema è... Dove sei adesso tu? Sei a casa? Io sono a casa, a Bergamo. Bergamo? Sì. A cazzo, sì, sì. Proprio nel centro? Sì, però ti dirò la verità, adesso c'è la situazione molto migliorata rispetto a solo 2 mesi fa. Sapevo che avevi fatto il college, ne abbiamo anche parlato, ma non avevo mica accolto che tu sei stata alla Wake Forest e che, se non sbaglio, è dove c'è stato quel grandissimo e super giocatore di colore Tim Duncan, di cognome e nome Tim Duncan. Cioè, sì, è ovunque, ah, nel senso che ci sono, non so... in palestra, in la palestra dell'allenamento, perché avevamo 2 palestre, una palestra dove giocavamo, sì, e una palestra invece dove ci allenavamo, sì, e nella palestra d'allenamento c'era una gigantografia sul muro di Tim Duncan che andava a schiacciare, per esempio. Minchia, c'è una sì, roba... è abbastanza, cioè, incredibile. Quando l'ho vista sono rimasta un po' senza parole, perché non ho mai visto una cosa del genere. Poi è anche motivante avere, non so, lo ritrovi lì in palestra. Tra l'altro anche Chris Paul sì, ha fatto Wake Forest. Ah sì? Quindi sono quelli più famosi, diciamo. Ah sì, 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 sì. E poi Chris Paul ogni tanto anche torna per, non so, far 2 tiri lì. Anche perché lui nella città di Wake Forest, che è Winston-Salem, sì, è una cittadina piccolina, ha un centro dove c'è sia il campo da basket che, non so, fisioterapia, riabilitazione suo. Suo? Che ha fatto lui. Sì. Ah. Sì, e quindi lui ogni tanto torna perché... E com'è stato il tornare in Italia? Che cosa hai fatto, 2 o 3 anni lì? In realtà in America 4. 4? Sì, ho fatto superiori in Italia, poi finite le superiori ho fatto 4 anni in America. Quindi okay, laureata, ho fatto là, quindi... Sì, livello universitario. E solo che appunto dopo 4 anni ritornare del tutto in Italia è stato abbastanza difficile, perché sì, è dove sei cresciuto, è la tua cultura, però 4 anni là secondo me ti cambiano anche parecchio, diciamo che c'è una, la cultura è totalmente diversa, secondo me hanno proprio mentalità diverse sotto tanti punti di vista, e tornare è stato un po' difficile perché appunto mi ero abituata al loro stile di vita. E loro... La guidavi? Sì, l'ultimo anno ho fatto la patente. Sì, quando sei tornata qua e hai ripreso la macchina, che cazzo ti è successo? È stato abbastanza traumatico perché là non usa le marce, è sì, automatico, bellissimo. Ma invece con le marce all'inizio, oddio, sembrava di tornare indietro. Far la patente in Italia. È stata una bella esperienza, credo che per come basta guardarti negli occhi, ce l'hai ancora dentro negli occhi, e secondo me adesso ti faccio questa domandina qua, ti si illuminano ancora di più. WNBA. Un sogno che spero di avverare prima o poi, sì, sarebbe una bella cosa. Ma tu eri eleggibile nei draft o... Sì, praticamente il mio ultimo anno mi era arrivata anche una specie di, sì, diciamo una lettera con scritto che ero nel bacino, diciamo, di quelle che devono essere draftate, sì, solo che poi ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori metà stagione, che era la parte finale, quindi quella che poi dopo la stagione entri nella WNBA. E diciamo che non ho giocato per 3 mesi, e quindi più la riprendere dopo 3 mesi per riabilitazione eccetera, e diciamo che mi hanno detto che quello ha penalizzato molto, quindi vabbè, mi ha fatto comunque piacere essere già sotto gli occhi di allenatori WNBA, quindi è solo una cosa che mi dà più carica anche oggi per lavorare ancora di più, insomma, perché so che la possibilità c'è e quindi bisogna soltanto lavorare.
Solo lavorare. La cultura del lavoro. Sì, la cultura del lavoro. Sì, passa attraverso tutta quella cosa lì. Uno può avere un sacco di talento, ma poi se non si lavora con costante e con continuità diventa difficile, no? Si rischia di buttare nel cesso quello che il dono che ci è stato dato, no? Per qualsiasi. E con le compagne? Senti ancora? Sì. Mi sento non spessissimo, anche per, devo dire la verità, non sono bravissima a mantenere rapporti a distanza, no? Però diciamo che alcune persone le sento, magari quelle con cui ero più legata. Poi specialmente con il casino che sta succedendo adesso in America le sento più frequentemente per capire come stanno. Se non hai determinate medie non rimani nel programma. Esatto, c'è una media minima che si deve avere per poter giocare o allenarsi con la squadra. E lì sono molto molto seri su questa cosa. Io, per me, avere un pezzo di carta in mano è fondamentale per il futuro proprio, che appunto come abbiamo detto di basket purtroppo non si vive. Comunque essere chiamata dalla nazionale, quindi c'è un'emozione indescrivibile davvero. Allora, mi piacerebbe tantissimo provare l'esperienza di un college americano e volevo chiederti più o meno com'è la vita del college e qual è stato il cambiamento più grosso che hai trovato tra Italia e America. La cosa più difficile secondo me è stata la lingua, quella che mette più in difficoltà secondo me. Però c'è solo da resistere un attimo. Per dirti, io i primi 2-3 mesi ero veramente in crisi, però ho anche pensato, vabbè, devo resistere perché comunque qua è bello. Poi la lingua la impari dopo un po' che sei lì. Quindi su quel punto di vista, da quel punto di vista c'è da non mollare, da resistere, da insistere. Però ti danno una mano in tutto, veramente, non ti fanno mancare niente. Se hai bisogno di qualcosa a scuola, chiedi e ti aiutano in qualsiasi modo. Lo stesso con il basket, io consiglio di andare perché è un'esperienza irripetibile.